Anche per questo pannello ho adottato il medesimo stratagemma degli altri. Ho preso lo scotch carta, gli ho dato la sagoma della pennellatura e adesso vado a infilarla. Così. Ecco, questa che si vede è una prima imbastitura della parte sotto il codone. Allora, devo riempire qua questo spazio vuoto qui e qui, che è brutto da vedere, e in caso di cablaggi e tubazioni, questo notevole spazio mi darebbe solo problemi. Quindi metterò una paratia di plasticard più o meno di questa larghezza, che sono 6-7 mm. La struttura di partenza è questa qua. Adesso tutto quello che ci posso mettere per dettagliare e arricchire il sottocodone sarà ben accettato. Quindi adesso ci sarà un lavoro di dettaglio con qualsiasi cosa che troverò utile. Il lavoro sta procedendo. La struttura base è completa. Adesso si comincia a riempire tutti gli spazi vuoti, tipo questo o questo, con Milliput e altro materiale di riempimento. In questo caso ho usato della carta imbevuta di acqua e colla vinilica, in modo tale da avere un materiale riempitivo leggero e allo stesso tempo duro, così da dare la base al Milliput, che adesso qui non si vede molto bene perché è coperto dallo scotch che tiene il tubo, anzi la molla di metallo attaccata al Milliput, così che una volta indurito terrà fermo la molla di metallo. E se questo non dovesse bastare, basterà alzare leggermente la molla e incollarla con l'attac. Anche qui sono state riempite tutte le fessure. Il guscio esterno verrà lavorato ancora un pochettino per dare a livello di linea di pannellatura, perché lo vedo ancora un po' liscio.
Sto cominciando a inserire i cablaggi di energia usando delle molle metalliche. E per fare al meglio questa operazione bisogna fare due fori, uno e uno due, del diametro della molla, fare una prova di lunghezza, tagliare la molla a misura e, per consiglio mio, per far sì che questa tenga la forma, perché ovviamente, come si può vedere, tende a tornare alla sua forma originale, io inserisco un banalissimo cavettino metallico che può essere di ottone o comunque o altro materiale d'utile, così che questo poi manterrà la forma che io gli darò. Ok, si taglia adesso a misura. Passaggio successivo è quello di mettere la colla nell'alloggiamento della molla, anche qua. Perfetto. Adesso si mette la molla, la si fa girare che fa un po' come una vite, così si inserisce bene all'interno del foro. E poi si prendono le pinzette e si infila la tubazione nel suo alloggiamento, così. Non abbiate paura di forzare, tanto è metallo, sicuramente non si rompe. Ancora un po' di colla per sigillare tutto. E basta, adesso basta far asciugare bene la colla. E anche questa è fatta.